stanotte stavamo all'interno dell'azienda, presidiando l'azienda, stavamo dormendo, verso le 5:30 abbiamo sentito un po' di fracasso, porte che si aprivano, e presentandosi come poliziotti e carabinieri, chiedendoci documenti, di uscire. E siamo usciti piano piano, poi quando ci siamo accorti che comunque sia non erano né poliziotti né carabinieri, avevano, non mi ricordo che tipo di... Loro si sono presentati, poi hanno detto che erano dei bodyguard, delle guardie, e comandati da Samuele Landi, che è il proprietario dell'azienda, e insieme ad altri responsabili della sicurezza dei Landi. E dicendo di uscire, che comunque sia qui eravamo ospiti, e dopodiché anche un nostro collega si è sentito male, voleva andare al bagno, non gli hanno permesso di andare al bagno, dicendo che se voleva fare pipì doveva andare fuori ai prati come i cani, e poi ecco, è venuto. Poi avete chiamato... abbiamo chiamato Gianni, che è venuto subito, che ha chiamato le forze dell'ordine, e dopo circa un'ora la cosa si è normalizzata.